Il corso di gestione della produzione e della logistica apre con una lezione introduttiva sui temi della produzione, dell'economia della produzione industriale. L'attenzione sarà tutta quanta incentrata sulla comprensione delle differenze che esistono tra un'economia finalizzata alla produzione di oggetti specifici, quindi un'economia di produzione cosiddetta appunto artigianale, che privilegia la non ripetitività delle operazioni di produzione, un'attenzione quindi che noi cercheremo di portare sulla invece differenza con un'economia industriale, quindi con i principi che ispirano un'economia basata sulla ripetizione degli oggetti realizzati e quindi sul conseguimento dell'economia di replicazione. Tutta l'attenzione della nostra prima lezione sarà quindi su questa distinzione e quindi sui principi tecnici che consentono agli operatori economici, in particolare agli imprenditori, di ottenere questi vantaggi speciali che derivano appunto dall'innovazione nell'organizzazione delle attività produttive, un'innovazione sia portata sugli aspetti puramente manageriali, quindi di conduzione delle risorse dedicate alle attività industriali, sia sulle innovazioni di carattere invece tipicamente tecnologico. Dalla combinazione di questi due potenti ingredienti innovativi, quindi innovazione manageriale e innovazione tecnologica, trarrà vantaggio l'economia industriale, l'economia quindi che cercherà di realizzare attività economiche incentrate sulla economicità, sulla competitività, sulla specializzazione delle operazioni produttive. Quindi tutto il capitolo è costruito anche desiderio di comprendere quali sono gli schemi introdotti dal management e praticati dal management per ottenere questi vantaggi di efficienza e di competitività, che poi vengono ricondotti ad una, diciamo, accezione molto nota, che è l'accezione del Fordismo. Quindi questi principi di management sono, come dire, stati sperimentati con successo in un ambito industriale specifico, che è l'ambito dell'industria automobilistica, e in particolare sono stati sperimentati dal grande innovatore Ford. Quindi si comincia a realizzare una produzione di massa, una produzione quindi che punta alla realizzazione di oggetti accessibili dal punto di vista anche economico a un mercato più ampio, una produzione che punta sulla divisione scientifica del lavoro, sulla ingegnerizzazione dei processi produttivi, sulla diciamo sostituzione, laddove l'innovazione tecnologica lo consente, del lavoro umano con il lavoro invece tecnologico, il lavoro delle macchine. Da tutto questo parte lo sviluppo dell'economia industriale e quindi la diffusione anche dei principi e dei modelli di gestione della produzione cosiddetta fordista anche ad ambiti industriali differenti. E tutto questo sviluppo che quindi si regge fondamentalmente sui cardini essenziali della specializzazione del lavoro e dell'innovazione tecnologica, poi si declina in modelli differenti che si adattano anche alle specificità settoriali differenti. Quindi tutto questo naturalmente nell'ambito di questa prima lezione cercheremo di razionalizzarlo e cercheremo quindi di arrivare insieme alla schematizzazione, a una schematizzazione dei differenti modelli di gestione della produzione basata su alcune variabili fondamentali che a nostro avviso sono fondamentali per comprenderne le principali differenze.
Ma il successo dei modelli fordisti è stato un po' messo in crisi dal cambiamento. Naturalmente, diciamo, le tematiche aziendali sono di per sé tematiche complesse, fluide, quindi soggette ovviamente ad essere messe in crisi dall'evoluzione. E quindi da questo punto di vista l'accelerazione anche che c'è stata sull'evoluzione anche della complessità ambientale a livello anche internazionale ha diciamo, reso più difficile il successo basato sull'adozione di modelli tipicamente fordisti. Quindi si parla in ambito anche accademico, tecnico, di crisi dei modelli fordisti. Nell'ambito di questa lezione cercheremo di analizzare anche le ragioni di questa crisi e cercheremo anche di approfondire quali sono, diciamo, i sentieri che il mondo imprenditoriale e industriale sta percorrendo per fronteggiare queste difficoltà. Difficoltà che sono fondamentalmente legate alla incapacità del sistema imprenditoriale industriale, in molti casi, di riuscire a soddisfare le richieste di mercato con produzioni standardizzate. E quindi questa difficoltà rende automaticamente difficile per un'impostazione industriale tipo fordista la capacità di rispondere con efficacia alle istanze di mercato. Da questa problematica nasce lo sviluppo di nuove opzioni di modellistica industriale, che vanno sotto il nome di modelli appunto post-fordisti, che nel corso di questa lezione verranno analizzati e che si cercherà in qualche modo di mettere anche in discussione per cercare di capire se effettivamente hanno la possibilità e in che modo hanno questa possibilità di essere più performanti rispetto ai modelli di produzione cosiddetti appunto fordisti.